Antes que nazca el día, los pájaros del monte nos dan sus melodías, los guises dicen sonbeles, el picotear sonoro de un carpintero se oye, que en la punta de un árbol su casa construye donde va a vivir. Adesso ascoltiamo la parola di Arturo, così corrotta semplicità e libertà, con quello che il tuo cuore ci vuole dire, Arturo. E io sono molto contento di stare in Sardegna, prima di tutto, dico con tutto il cuore. Sapete che l'anno scorso, quando sono tornato, sono andato a Pintua, nel luogo dove sono stato tutti i tempi, e sono andato a visitare una signora semplice del popolo, inferma, e con molto amore, perché l'avevo conosciuta profondamente. E quando sono stato sulla porta, questa signora mi ha guardato sdegnosamente, e prima che mi dicesse di parlare mi ha detto: voglio sapere perché lei è andato via dalla Sardegna senza salutarsi. E allora ho dovuto raccontare che non mi dava il cuore, la forza di salutare la gente che amavo tanto e che doveva andare via. E non lo disse a nessuno, e la ragione per la quale dovevo andare via era una delle tante persecuzioni avute nel tempo della Chiesa Cattolica, per cui non ero stato compreso, e quindi evidentemente mi tornava la sofferenza di dover lasciare questa gente, che anche se poca gente, ma insomma, alla quale mi ero affezionato moltissimo. Io credo che tutto quello che ha detto Dino mi ha commosso profondamente, ma credo che veramente l'effetto che deve produrre la parola di Dio. E a un certo punto viene presa diversamente. Vi ricordate la famosa parabola di Gesù quando parla del seme, il seme che cade in terra buona, che cade in terra cattiva, e che cadendo in terra buona, cioè di una persona che è capace anche di accogliere la sofferenza, perché evidentemente quando Gesù parla di del seme che sta nella terra e muore, e se non muore non dà frutto e deve morire per dare frutto, quindi evidentemente una persona può buttar via o perlomeno non dare importanza, ricoprire con tante altre parole, con tanti piani, con tanti desideri, eccetera, oppure può accogliere con amore. Di fatto devo dire che quando rileggo le lettere, le mie parole riprodotte nei libri, nelle pubblicazioni curate da Dino, io non le ritrovo più, cioè a un certo punto mi domando sempre: ma è proprio vero che io ho scritto queste parole? È proprio vero che le sono mie? È proprio vero? E non sento che sono state rivissute
che hanno prodotto il loro frutto e quindi evidentemente non sono più mie, ma sono mie all'origine del tempo. E realmente devo essere riconoscente, e se lo sono profondamente, a Dino, perché queste mie parole scritte o parlate evidentemente hanno una risonanza, hanno un effetto che io non avrei mai potuto raggiungere. Il fatto, e quindi in un certo senso mi sento un po' riconciliato con la tecnica. Io che non sono certamente un amante della tecnica e uso il meno possibile gli strumenti che la tecnica mette a nostra disposizione, ma sono anche riconoscente perché queste parole che sono affidate a me, che non sono mie evidentemente, che sono affidate a me, possono avere una risonanza maggiore, infinitamente maggiore alla che io non avrei mai potuto raggiungere, e quindi evidentemente sono molto grato a Dino che le diffonde e le fa accogliere con molto entusiasmo da gente che io non conosco, da persone che aspettavano qualche cosa, qualche novità. E proprio a questo proposito vi voglio dire che soffro abbastanza di essere cristiano, lo voglio essere fino in fondo, lo voglio professare questa fede fino alla mia morte, ma allo stesso tempo sento una grande sofferenza, perché vi ricordate che nel Vangelo di Matteo c'è un momento in cui Gesù sembra preso dalla, non diciamo la rabbia che è una brutta parola, ma un po' dall'impazienza, dice delle parole molto vibranti, si vede che è rosso il viso quando le pronuncia, e gli dice: voi ipocriti, sapete riconoscere i segni del cielo e dite domani piove, domani sarà il sole, e invece non state attenti ai segni dei tempi. E poi dice che sdegnosamente se ne va, si lascia, esce da questo gruppo di farisei, di erudiani, sono tutti riuniti insieme, ecco. Questo stesso rimprovero Gesù potrebbe ripeterlo alla Chiesa e a tutti i responsabili di diffondere la parola di Dio, perché praticamente non si è mai pensato che queste parole che sono del Vangelo sono uscite dalla sua bocca in un momento particolare, con un'intenzione particolare che naturalmente cambia nel tempo. Noi siamo oggi a un momento oscuro, ma io penso anche di speranza, ecco, perché mentre il Vangelo è stato interpretato sempre fino ad ora in un, come posso dire, in una sopra una base che non è la sua giusta, che non è quella che Gesù ha pensato, capite? E oggi si nota molto più del passato, e vi dirò un po' perché ora. Ecco,
cioè la base con cui si legge il Vangelo, è quella che Gesù vuole con questo perdonare i nostri peccati e pagare il debito al Padre con i nostri peccati, come dice la parola redimerci, redimerci. Infatti Gesù è chiamato il Redentore, quello che ci ha riscattato, quello che ci ha liberato. Ecco. Mentre è la sua intenzione chiara, sicura, è quella di unirci per interpretare la sua parola nel tempo, renderla viva nel tempo. Vedete, io sento che quello è il lavoro che fa Dio, non è tradurre la mia parola, ma è quella di renderla viva, significante, ecco. Renderla viva perché praticamente la prega, direi, quando la legge lui ne fa una preghiera, la riscalda con la sua vita, ecco. E quindi in un certo senso obbedisce al Cristo quando dice che bisogna che questa parola sia messa nel tempo e sia messa nella vita, perché altrimenti è una parola morta, come tutte, come le parole dei grandi artisti, dei grandi poeti, dei grandi romanzieri, a un certo punto può essere messa a parte. Ecco. Ma questa parola bisogna che sia interpretata, che parli, che sia vivificata. Ecco. E direi che il lavoro che sta compiendo Vito in questa vino. Questa parola, diciamo, deve essere vissuta, rinascere, fiorisce, fiorire dentro il nostro cuore. E quindi quando io la leggo non trovo più la mia parola, forse ci penso in origine che è questa ed è rimasta tale, però ha un altro tono, un altro senso, un altro valore, diventa una parola viva. E il fatto anche di metterlo in versi, poesia, è proprio perché uno sente che che questa parola danza, ecco, e allora come fare per far sentire che è danzante, che è piena di vita, che è piena di brio, che vuole arrivare a tutte le persone e parlare, suscitare sentimenti, suscitare rinascite, suscitare trasformazioni interiori. Come si fa a metterle così nella monotonia della linea? Ecco, io penso che il sentimento che spira, o l'intenzione che spira Dino quando mette in poesia certi squarci dei pensieri, delle meditazioni che trova nelle mie parole o nei miei scritti, praticamente deriva dal fatto che sente che in lui danzano, in lui sono vitali, in lui trovano dei sentimenti nuovi, trovano delle emozioni nuove. Ed è quello il senso delle parole, delle poche parole del Cristo che ci sono passati. I Vangeli in fondo sono dei piccoli libri che si leggono con grande, in poco tempo, ecco.
e le parole anche che io pronuncio io non sono molto buone, lo puoi dire, no? Ecco, sono quelle che io sento che mi vengono ispirate dentro. Ecco. Io vorrei concludere ringraziando molto, ma non tanto Dio, ringraziando lo Spirito Santo, perché l'autore, io non l'ho scritto mai a Dio, aspettami che verrò a parlarti, che mi siamo conosciuti così, e le sue decisioni io le rispetto profondamente, e quindi praticamente quello che lavora il vero autore di questa collaborazione, di questa novità di vita, il vero autore è lo Spirito Santo. È lui che cura questi incontri, è lui che cura l'arriva di farvi vivere queste parole, che cura questa nostra collaborazione. Non so se sei d'accordo. Io ringrazio voi per la vostra presenza, vi vorrei salutare uno a uno, ma non posso farlo, anche perché ho un problema emotivo e devo curare un po' perché sono successe dei tranelli, cioè che a un certo punto mi è mancata la parola proprio per la grande emozione. E allora io vi devo salutare così, insieme, sperando di poter tornare. Antes que nazca el día, los pájaros del monte nos dan sus melodías, los buises y sensonteles, el picotear sonoro de un carpintero se oye, que en la punta de un árbol su casa construye donde va a vivir. Gorrioncillo salta de una rama a otra muy cerca de allí. Como estos pajarillos, hoy te canto, Señor, pidiéndote nos una en fuerzas y en amor. Te alabo por mil veces, porque fui rebelde, luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad, luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad.